dire al consiglio di zona, a uno dei consigli di zona che si è impegnato con questo viaggio un po' speciale a Mauthausen, che è stato fatto quest'anno. È stato fatto dietro insistenze sia dell'ANPI che dell'ANET di Milano, perché questa, la presenza, della, l'assenza, diciamo, della città di Milano dalla grande manifestazione internazionale del maggio, che quest'anno è stato il 12 maggio, ma che è in occasione dell'apertura dell'ultimo campo e della fine della guerra, ed è una grande manifestazione internazionale che viene fatta tutti gli anni, in cui compaiono le rappresentanze di tutti i paesi d'Europa, come minimo, e anche un po' di più di così, come vedremo, che è qualcosa di più della solita visita al lager, solita, tra virgolette, perché è un'occasione per i ragazzi ed è una circostanza di particolare rilievo internazionale, direi europeo. È la storia d'Europa in quel momento. E allora io comincio, il nostro viaggio è stato più complicato di così, qui abbiamo un testimone, un ragazzo che ha partecipato. Prima due parole sull'organizzazione. Per rappresentare bene la città di Milano, che aveva l'obiettivo di portare finalmente il gonfalone della città a questa manifestazione, sono state scelte una scuola per ogni zona, per raccogliere così, abbracciare tutta la città. È una cosa che noi riprenderemo ancora il tema, verrà ancora ripreso, ma è proprio una manifestazione della città. In questo viaggio sono state scelte un po' così, su iniziativa dei consigli di zona, in particolare delle commissioni educazione, e con una piccola rappresentanza per ogni scuola si è formato un pullman, il pullman Milano, che si è aggregato a altri pullman di Sesto San Giovanni, che da anni partecipano a questa iniziativa, e abbiamo seguito un po' il loro itinerario. Il viaggio è stato importante, credo, non solo per la partecipazione alla manifestazione, ma ovviamente anche per la conoscenza dell'area stesso, per la conoscenza di altri due lati. Ma la cosa che è più significativa, che mi prego sottolineare, e che io desidero ovviamente non solo, ma proprio come altri, che questo viene portato avanti negli anni, e che questi ragazzi che hanno partecipato sappiano e possano passare il testimone ad altre classi, ad altre scuole, in modo che diventi una tradizione, una buona tradizione della città. Comincio proprio con la storia della manifestazione internazionale. Grazie. Allora, questo è l'entrata di Auschwitz, quella di Auschwitz, pardon, di Mauthausen, questo enorme portone per vedere, con quale si entra alla piazza della Fede, la sfilata entra da lì. È una festa, una memoria della liberazione e una memoria di quanto è avvenuto. Qui siamo arrivati, questo comincia la sfilata stessa. Ricordiamo, comincia le 11. Lo conosco con la parte degli italiani. Cioè, qui stiamo raccogliendo il corteo
perché prima della sfilata stessa, se io faccio vedere qua non succede niente da me. Allora, questo è, il professor di sinistra, questo è, una, è un professore del liceo, questo è una è l'Ardegna Viani che ci ha accompagnato come ampi, e questi sono studenti che portano le corone che verranno depositate. Questo sono, e qui cominciamo a vedere il gonfalone di Milano, e qui ci sarà, credo che sia quello di Sesto, no, questo è quello di Monza, e dietro c'è quello di Sesto San Giovanni. E questi sono i Disa, i Disa che si diciamo andati. Sono tutti altissimi. Superiore 80. Cancellasse la rovesciata, perché il Disa era molto alto con la figlia e l'ambasciatore italiano, dopo lo vedremo un po' meglio. E è sempre il gonfalone di Milano, e siete orgogliosi. E qui il tricolore che apre la sfilata, il tricolore lo manda a Roma sempre, Baldi Carabinieri, e la rappresentanza del Comitato Internazionale, che è quella di Maris. Eccolo qua, qui lo si vede meglio. Lui è il rappresentante del Comitato Internazionale per l'Italia. E questo è l'ambasciatore. No, se torni indietro. Ancora finito. Vedi se quanto cazzo di fuoco. Ecco. No, perché qui vedete che lui è troppo alto. Il Lisa, io sono quello che è fotografo, perciò sono fuori campo. Ma c'è il Lisa che si china verso la proconsolo, che gli spiega, perché non sapeva di cosa. È stata bravissima, ma si deve chinare un bel po', eh? Io sono molto divertita da questa differenza di statura, è tantissimo. E la cosa invece veramente toccante, io ogni volta mi commuovo, e non è la prima volta che partecipo, mi commuovo fino alle lacrime, non esito a dirlo, che quando Maris, un vecchio Maris, che ho sopravvissuto a Manaus, che avevo già parlato ai ragazzi prima, si avvicina a quello che è il passo finale. Quando ti fai vedere? Passo finale è questa sorta di, potrebbe chiamarlo milite ignoto, potrebbe avere quel significato lì, comunque sono le ceneri di tutti quelli che non sono stati identificati, e la sfilata arriva fino a lì, si deposita la corona, e lì vedete sempre Maris che fa tre passi avanti e si inchina in memoria dei suoi compagni, perché chiunque è stato lì, il testimone ormai sono pochi, e si ricorda di chi lì è rimasto, e vi assicuro che lo stranguglio che comunque lì ci sono le baracche, e questo è la sfilata. Prima della sfilata, nella mattina, abbiamo fatto invece un deposito delle corone al monumento italiano, ai vari monumenti, perché è tradizione che l'ANET, per esempio, fa 6 postazioni, cioè 6 paesi dove depositano la corona, si leggono dei passi. Lì abbiamo potuto leggere la lettera di Pisapia, abbiamo ricordato i 9 zone caduti milanesi, e siamo stati al sito dove si trovano ricordati gli zingari, ho sentito raccontare la storia dei Rom, e una storia molto bella che avrebbe la pena di far conoscere,
Cioè c'è stata una presa di conoscenza di questo. Invece al pomeriggio, dopo questo, la parte della visita al lager vero e proprio. Quest'anno abbiamo un museo nuovo. Ma ci tengo a sottolineare che non è stata visita a Matausa, perché se ne fanno tante. Delle volte confondendo anche un po'. Santo Ferraio Cortese. Invece queste era un poco speciale. Ecco, facciamo avanti. Questo l'ho messo lì solo per ricordare che cosa è stata, ci sono i documenti, la liberazione di Mauthausen. Truppe americane entrano nel lager il 5 maggio 1945. Questo è l'avvenimento e c'è l'abbattimento del simbolo del Reich. L'aquila nazista e non è mai stata rimessa, no? Ci vedono ancora adesso gli spunzoni dove stava su questa. Mauthausen è ormai un grande museo, cioè bisogna guardarlo con attenzione e bisogna guardarlo con una guida. Da noi era Jorri Biffi che ci ha guidato, ma anche altri. Ma molti sono andati in giro per conto loro e hanno potuto vedere. Si capisce molto, ma io l'ho visto a Mauthausen 50 anni fa, era proprio un'altra cosa. Però ci vogliono gli occhi della testa. È un problema di conoscenza, non solo di commozione. Però particolarmente importante, e io sono molto contenta che è stato fatto. E nel 2013 sì. Perché nel 2013 sono i 70 anni da quando è cominciata una lunga storia e questo ricorda quelle che sono state le vittime principali di Mauthausen, non le uniche, ma le vittime principali, gli operai delle fabbriche, della Breda, della Pirelli, degli Innocenti e anche altri. E qui sono ricordati gli Innocenti, la Pirelli e la Breda. E qui è ancora è una fotografia di oggi, e la cosiddetta cava, la scalinata. Al nostro monumento dei deportati, e quello che abbiamo al Parco Nord, e c'è una sorta di facsimile di un pezzettino della scalinata, se fate caso con degli scalini enormi, no? La fatica terribile salire, nulla a che fare naturalmente, è solo per ricordare, ma questa scalinata è proprio una cosa impressionante. E credo quasi tutti i ragazzi siano riusciti ad andare a vedere, no? Tu non sei riuscito? Sei riuscito ad andare a vedere, credo quasi tutti. A fare la passeggiata di sopra, passeggiata, io non ci sono andata, mi stanco troppo. È lì perché? Perché questo luogo era un enorme cava di pietra, non è solo un campo di concentramento per ammazzare la gente, era una fabbrica. Una cava di pietra, il più bel granito d'Europa veniva da lì, con questo tipo di lavorazione. Ecco, e questa invece è una fotografia proprio di quest'anno, che ho trovato molto commovente. Questa è una cosa nuova che è stata sistemata adesso, che è il cosiddetto un luogo di rimembranze, un grande prato dove c'era la quarantena e lì vicino c'era anche dove erano i prigionieri russi e che erano privilegiati nel senso di ammazzati prima degli altri e qui hanno sepolto tutti quelli che non sono riusciti a identificare mettendo delle pietre che ricordano tante religioni diverse oppure nessuna religione, insomma, cioè non sono dei nomi, sono dei luoghi e è un luogo bellissimo e di una capace di ispirare una serenità
una... cioè non è solo ricordare gli orrori, è ricordare che quelle robe le abbiamo passate, le abbiamo passate e sono diventate parte costitutive della nostra storia. Ma, ecco, e questa importanza del collegare la memoria alla storia la si vive veramente a Mauthausen, a guardare con attenzione. E qui ci sono i segni delle baracche, i prati tra le baracche, non ci sono, le baracche sono state conservate poche, e c'è un museo piuttosto impressionante, la documentazione è veramente impressionante, c'è una storia, che è una storia. Allora, mi importava sottolineare questo, però vorrei fare un piccolo punto anche su quell'altro, le altre due località o lager che abbiamo visto e che vengono sempre fatte quando si fa questa uscita. Forse è stato troppo veloce, secondo me è stato troppo veloce questo qua, ma vale la pena casomai di riprendere il discorso anche con i ragazzi e non solo con i ragazzi. E, comunque la parola d'ordine direi qua è quello che diceva il sindaco di Monza. Lexi, no? Non Lexi, ma di Sesto. Ma comunque c'è uno di Monza. L'assessore di Monza. Che diceva, che parlava di maschere, cioè le cose terribili che sono successe in tutti questi lager erano mascherate, e la maschera più atroce è questa di questo castello, bello, che bel castello, no? Il castello di Hartheim. Il castello di Hartheim non è uscito vivo nessuno. È uscita solo cenere. Ma è proprio bellissimo. E qual era l'obiettivo? Qui è il castello, è uno dei luoghi come Grafenegg, Brandenburg, Bernburg, Hartheim, Sonnenstein, Hadamar, destinati all'eutanasia. Anche eutanasia è una bella parola mascherata, eutanasia vuol dire la dolce morte, cosa dolcissima, chi non si augura una dolce morte. E invece era eliminare tutti quelli che non erano all'altezza delle aspettative, cioè non erano della sana, dolce famiglia, della dolce, bella, alti, biondi, poche azzurri, eccetera. Entravano dalla porta lì, veniva preso il nome, cioè tutta la scena, lei entra qua, veniva detto che era un convalescenziario, e entravano alla seconda porta per fare la doccia, invece lì era un monossido di carbonio, morivano, entravano nella terza stanza e venivano inceneriti, e la quarta stanza per farli incenerire. Cioè, in pochissimo tempo morivano, poi c'era anche tanto altro. Comunque sono le famosissime Aktion T4 e Aktion 14F13, cioè decisioni prese a Berlino, questo è il pulmino che li portava, e lì non aveva avuto molto tempo per girare. Perché? Perché c'entra con Mauthausen, in realtà è un'azione indipendente, ma c'entra perché in Mauthausen a un certo punto vengono troppi e c'è proprio questo problema dell'uccisione industriale. Sarebbe lunghissimo il discorso da fare, ma comunque abbiamo rievocato nel cortile di questo bel posto
con i ragazzi e stanno facendo un'iniziativa molto bella da parte della figlia di Valotta, degli amici di Sesto San Giovanni, che ha suonato il violino e hanno suonato della musica veramente struggente. Ecco, questo, se poi qualcuno interessa, per i ragazzi certamente saranno tutte a disposizione queste cose, e sono le informazioni su cosa sia questa parte dell'azione. Comunque anche lì sono finiti parecchi dei nostri deportati. Io ricordo sempre uno che si chiama Pistelli, che aveva solo un braccio, e c'era il figlio della... Era il padre di una nostra amica che aveva una gamba sola per incidente, e dopo qualche giorno averlo mandato su e giù per quelle meravigliose scalinate, per stampelle, ha detto no, devi andare al comando scienziario, dopodiché è finita la sua storia. E invece l'altro è altrettanto interessante, era Gusen. Gusen era uno dei sottocampi importantissimi, moltissimi dei nostri operai sono finiti lì, anche lì una grande cava e poi vicino una fabbrica, dove è rimasto solo un memoriale, perché sono gli stessi deportati che hanno salvato, diciamo così, per modo di dire, il forno e costruito e fatto costruire, quando si è messa anche l'Austria, a costruire un memoriale intorno. C'è poco da vedere, ma c'è da vedere come si è impadronita la città di una... Eccoci qua che entriamo. E ragazzi, ecco, questo era invece il campo com'era. Questo era il forno crematorio, vengono sempre deposti i fiori, e questo nel cortile intorno ci sono tutte le lapidi, lì ne sono morti 37.000, non è tanto poco, e 37.000 patrioti di molte nazioni, dopo incredibili sofferenze, eccetera, sono morti per l'indipendenza. Ecco, questo è importante ricordare, per esempio gli spagnoli li trovate dappertutto, gli spagnoli sono stati i primi antifascisti. E il governo di oggi non se ne dimentica. Poi questo non sono riuscita a identificare, se qualcuno sa le lingue. Questo invece cecoslovacco, spesso di paesi. Questa è, ci dico moltissimo questa foto, cercate, vedete una cosa, e lì vedete Pecamaris, quello con, vedete i deportati, ma poi vedete un signore che guarda un altro signore, quello scambio di sguardi tra un deportato e un giovane, che potrebbe essere suo figlio, è una cosa molto preziosa, è quello che riassume un po' il senso di queste iniziative, cioè del testimone. E questo era sempre a uso, la faccetta delle dire era sul tema di quelli che hanno aiutato e hanno salvato. Qui voglio mettere ancora qualche foto di qualcuno, non avevo la tua, mi dispiace. Vuoi dire qualcosa? Sì. Intanto ringraziamo Inge Rasmussen per le immagini, per la spiegazione e anche la passione con cui ha raccontato quanto è stato vissuto con i ragazzi, e do la parola a Daniel Grimaldi, che è appunto uno dei ragazzi che ha partecipato.
Buonasera a tutti, io sono uno studente del Luigi Galvani di Milano, della 09, il quale ha avuto la possibilità di intraprendere questo percorso. Io parlo un po' a nome di tutti i ragazzi che sono venuti con noi, tutte le altre scuole, e le prime impressioni su questo viaggio sono state distruggenti, perché ci hanno distrutto molto emotivamente. Noi tutto quello che sapevamo l'abbiamo visto dai libri, qualche documentario, ma realmente non sapevamo nulla. Noi abbiamo fatto degli incontri prima di questo viaggio, giusto per prepararci, ma per noi sono stati racconti molto alla lontana. Cose che sì, sentivamo, ma non avevamo immaginazione, non potevamo immaginare quello che poi evidentemente abbiamo trovato. In questo viaggio personalmente ho trovato una cruda realtà, perché è veramente brutto sapere che in passato c'è stata gente che ha avuto il coraggio, che ha avuto il potere di decidere di poter far soffrire delle persone che non erano all'altezza. Noi ad Artem abbiamo visto, abbiamo visto delle rappresentazioni di persone disabili che sono state condannate alla morte perché disabili. Ed è stata una cosa che, poi non abbiamo parlato tra di noi, è stata una cosa che non abbiamo tollerato, perché anche se persone disabili hanno lo stesso diritto di vivere di una persona normale. Noi su questo argomento siamo stati molto e ci siamo chiesti che cos'è la normalità, e a tutt'oggi non abbiamo trovato una risposta. Quindi questo ci fa capire che essere una persona disabile, essere una persona normale, è la stessa cosa. Nessuna più dell'altro o meno dell'altro. In questo viaggio ho visto persone piangere, ragazzi della mia età piangere, persone che secondo me non avevano mai pianto prima d'ora. E questo è stato veramente toccante. Io stesso mi sono commosso in svariate occasioni. Ad esempio a Mauthausen. Io ho toccato una pietra a Mauthausen e dalla stessa pietra che è stata toccata da persone che hanno vissuto lì dentro. E il contatto con una semplice pietra è stata una cosa che mi ha sconvolto, che mi ha fatto piangere. Ma come me ce ne sono stati tanti altri. A noi ci è stato detto che di poter piangere, dovevamo sentirci liberi di piangere o di ridere. Però noi abbiamo quasi tutti pianto. Pianto non da commozione. Noi ci siamo commossi tanto in questo viaggio. Non tanto per... più per quello che noi abbiamo potuto vedere, percepire. Essere dentro al campo di Mauthausen oggi non è assolutamente simile a essere 50 anni fa. Noi oggi abbiamo camminato tra quelle mura, abbiamo guardato, abbiamo fatto qualche foto, abbiamo visto tante altre persone alla commemorazione ed è stato toccante, sì, però non possiamo ancora dire qual era il vero sentimento delle persone che stavano lì una volta. Noi abbiamo scritto dei pensieri che torneranno fuori, però io non ho qui, e sono stati scritti questi pensieri da tutti noi, ci siamo messi a tavolino e abbiamo scritto dei pensieri appunto per non far dimenticare quello che è stato in questo viaggio. Una volta tornati a Milano, tutte le nove scuole si sono presi l'obbligo, ma non è neanche un obbligo, è più il piacere, di preparare dei materiali che poi verranno trasmessi all'interno delle nostre scuole. Ad esempio noi stiamo creando un video che mostra tutto il viaggio, altre scuole hanno stampato cartelloni e abbiamo lo scopo di prendere questi materiali e mostrarli, parlarne alle classi piccole di noi. Il nostro obiettivo appunto è quello di poter
tramandare quello che noi abbiamo potuto vedere, vedere e percepire. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter parlare con dei sopravvissuti. Fra 10-15 anni questa fortuna non l'avrà più nessuno, perché purtroppo sono veramente pochi. Il nostro lavoro è stato quello di raccogliere il più possibile, di elaborarlo e di trasmetterlo poi alle future classi. Quindi questo è il nostro obiettivo, è il nostro, quello che noi stiamo facendo oggi, che è una cosa veramente piccola rispetto a quel lavoro di Pallani o la Orandi. Io ringrazio comunque tutti quanti, tutti quelli che ci hanno dato la possibilità a noi ragazzi di poter fare questo viaggio. Non ce ne siamo pentiti, abbiamo mantenuto un buon comportamento, nessuno ci ha detto come dovevamo comportarci, nessuno ci ha detto quello che dovevamo fare e non dovevamo fare, però dal mio punto di vista tutti noi ragazzi abbiamo seguito lo stesso percorso, quindi nessuno è andato a spasso, abbiamo tutti seguito un percorso predefinito dal quale abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato a vivere, abbiamo imparato che il significato della libertà, quello che noi oggi abbiamo perso tanto, per loro non era scontato. Quindi questo è un altro punto su cui noi abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo tuttora, perché noi ragazzi siamo comunque in contatto. Vi posso garantire che noi come ANPI, come ANET, andiamo avanti a dare una mano e farci aiutare dai ragazzi. I nostri riscontri sono veramente molto positivi. Vi ho detto, ci siamo comportati bene, altro che bene. Nuove scuole, diversissime tra di loro, che collaborano. L'insegnante da troppo tempo per sapere che non è scontato. Invece ha funzionato benissimo. E comunque quello che invece da milanese, e sicuro mi chiamo Rasmus, e ci tengo moltissimo, che questa esperienza continui, che fruttifichi, cioè che si passi da altre scuole, sempre le zone, ma che la città di Milano sia presente a queste cose come città. Per questo vi ho dato in giro un po' di materiale, insomma. Il dovere della memoria è un dovere dell'oggi. Grazie comunque per averci ascoltato. Grazie a Inge, grazie a Daniel per le parole toccanti con cui ha raccontato il modo con cui ha vissuto questa intensa esperienza. Intanto che si sistema la strumentazione, proseguiamo con la nostra sessione di consiglio, con gli interventi dei cittadini. Ho un cittadino iscritto a parlare, che è il signor Titolo Paolo Marcello. Mi chiedi tu se hai passato prima, se lui dice sì, devi fare relativamente ai disturbi di schermazzi notturni, ha fermato la metropolitana di Apri Centro. Buonasera a tutti, mi sentite? Gesmundo. Buonasera a tutti, io sono tutto qui perché il 29 luglio 2012 mia ragazza aveva appunto fatto un esposto alla Polizia Municipale, al Sindaco, Polizia di Stato e Carabinieri, ma né il Sindaco né la Polizia Municipale ha dato risposta a questo problema. Dall'apertura della fermata metropolitana di Apri Centro si è verificato che la sera ci sono persone, per lo più straniere, ma comunque
in generale che si dotarono a tarda ora, ubriacandosi, bevendo, eccetera, spaccando bottiglie e creando disturbo. La mattina poi vanno i bambini che praticamente prima di andare a scuola lì c'è una specie di altalena, un piccolo parco giochi, giocano e addirittura vanno anche verso le 6:30, 7 del mattino. La problematica è che la cosa non coincide bene con queste persone la sera che fanno caos e la mattina i bambini che ci sono. Tra l'altro è venuta da diverso tempo la moda che vanno tutte le persone anche con i cani. Parlavo prima con un suo collega che mi diceva che il regolamento non prevede che i cani siano dove ci sono bambini sul posto di genere. Infatti al parco delle nuvole lì c'è una parte apposta per i cani e una parte per i bambini. Quindi volevo io darò l'allegato, no, a quello che le ho dato, proprio per vedere se ci sia un maggior interessamento in quella zona. Tra l'altro non vi è nessuna presenza di vigilanza, non si vede mai i vigili che passano, che diano un'occhiata. E, seconda problematica è un'altra cosa che ho esposto, perché praticamente tra i Bonatti, Pellegrino Rossi e Stesani, che è sempre poi comunque un'unica via, vi sono continui camion che transitano, che insieme ai bus e le auto creano un blocco. Ora, siccome esiste la Milano Meda, la parallela, come in altre città, di solito i mezzi pesanti vengono fatti passare per le tangenziali esterne e poi entrano e si immettono. E chiederei che anche questa cosa potrebbe contribuire a un minor inquinamento, oltre che diciamo inquinamento di PM10, anche come inquinamento acustico. Spero che insomma ci sia un intervento, anche che venga soprattutto appunto nella fermata di Afori Centro messo un cartello, dei cartelli dove segnalano, vengono messi appunto i regolamenti che devono essere sottoposti alle persone che vi sono lì, insomma. Niente, gli arrivo l'allegato e un'ultima cosa. Spesso mi è capitato di telefonare ai vigili e ti sbattono giù il telefono. Per mio piacere che come mi chiedono il mio nome, anche loro potessero dare, se non il loro nome, perlomeno la loro matricola. Io ho finito. Le posso allegare anche? Sì, grazie, si porta la lettera così la alleghiamo al modulo che ha compilato. Non ha nessun cittadino iscritto a parlare, come diamo la parola al consigliere Pellegrini. Allora, come comunicazione da fare, la prima riguarda la delibera che abbiamo approvato nella sede di consiglio del 27 di giugno, la numero 149, relativamente all'area gasometri. Dice Gentile, che è a firma del vice sindaco assessore all'urbanistica. Gentile Presidente, come la comunicazione precedente, che è quella del Consiglio, la conferenza dei servizi del 2 luglio è stata rinviata su richiesta di ARPA. Per quanto concerne la partecipazione alla stessa, mi preme sottolineare che il procedimento è regolato dalla normativa del decreto legislativo 152/2006, articolo 239 seguenti, e non prevede la presenza di parti non direttamente interessate all'intervento. Tuttavia, come stiamo già facendo per situazioni simili, sarà nostra cura invitare un rappresentante della zona, che le chiedo sin d'ora di volerci indicare. Il rappresentante potrà poi di volta in volta informare il consiglio su quale soggetto interessato. Infine, tenga conto che è intendimento di questo assessorato organizzare dei momenti pubblici di informazione. Il primo sarà programmato per il mese di settembre. Allora, poi l'altro riguarda invece una comunicazione
relativa al permesso a costruire che riguarda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria scopo oneri di via Cosenz, realizzazione di viabilità funzionale al lotto di intervento previsto sulla cessione, strada pubblica, spazio di sosta lungo via Cosenz e sistemazione del parco urbano con orti comunali, attrezzature dei giochi e parcheggi. Ci viene comunicato che essendosi concluso l'esame nei riguardi tecnici e amministrativi si è provveduto a rilasciare il permesso a costruire. L'ultima comunicazione è la relazione che è stata inviata dal Presidente dell'Associazione dello Sbaldo Muratori con una fotorelazione della nona festa popolare, una finestra sul mondo 2013, organizzata dal 30 maggio al 9 giugno dall'Associazione Rosvaldo Muratori al Parco Nicolò Savarino, ex Parco Bassi, dove appunto spiega come sia, diciamo, come sia realizzata la festa, come diciamo, ha avuto un buon esito, e ringrazio quindi il Consiglio di zona per aver concesso il patrocinio. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera ai cittadini, buonasera ai consiglieri. Questa sera presento una segnalazione che vado a leggere velocemente, nomadi di accattonaggio nelle strade del quartiere di Cocca. Premesso che da tempo il quartiere di Cocca è divenuto sito privilegiato per numerosi uomini, accampati esclusivamente nelle numerose aree dismesse presenti nel nuovo quartiere di Cocca a Firenze. Premesso che alcuni cittadini e commercianti del quartiere di Cocca hanno già segnalato alle autorità competenti gli episodi di accattonaggio su tutto il territorio, in particolare nei pressi dei negozi e delle attività commerciali. Premesso che i minori e le donne adoperati per questo tipo di attività sono costrette da altri e accompagnato nelle loro basi di lavoro per svolgere l'attività di accattonaggio per l'intera giornata. Si chiede al Presidente di Zona 9 e all'Assessore della Sicurezza del Comune di Milano di sollecitare gli organi competenti del Comune di Milano affinché vengano allontanati dagli angoli delle strade, nei pressi dei negozi, i nomadi che in maniera quotidiana e continuativa svolgono accattonaggio utilizzando bambini e neonati al fine di intenerire i passanti e realizzare i loro obiettivi. L'altra richiesta, e poi qua mi collegherò dopo il discorso che farò dopo, è relativa ad una richiesta che facciamo in maniera urgente. Chiediamo una richiesta di sopralluogo urgente presso la caserma Goffredo Mameli. Premesso che la caserma Goffredo Mameli è una struttura militare dismessa, ubicata a Viale Suzzani e quindi presente sul territorio di zona 9. Considerato che da tempo la struttura militare dismessa è stato di grave abbandono, con conseguente decadimento estetico e strutturale. Visto che durante la notte la caserma viene utilizzata come dimora dei notti, appurato che numerosi cittadini residenti degli stabili confinanti hanno assistito al loro ingresso mediante l'arrampicamento sulle mura di recinzione presenti attorno alle caserme, si chiede al Presidente di Zona 9 e al Presidente della Commissione Demanio in Casa Popolare di convocare un sopralluogo urgente da svolgersi all'interno dell'ex caserma militare affinché si possa verificare la reale situazione in merito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, con la richiesta dell'immediata messa in sicurezza del luogo. Allora, io ho presentato questa richiesta, mi hanno poi detto i colleghi che probabilmente la caserma non è ancora in carico al Comune di Milano, però resta il fatto che il problema comunque c'è. Il problema c'è perché molti cittadini mi hanno segnalato che durante la notte parecchie persone scavalcano e probabilmente vanno a dimorare negli stabili della caserma. Allora, poi volevo appunto entrare in merito alle risposte che il Comune di Milano, il Consiglio di Zona 9 ci deve fornire attraverso appositi riscontri che pervengono dagli assessorati o comunque dal Comune di Milano. E noi dobbiamo dire che con piacevole, ma anche a volte così strana situazione, dobbiamo aspettare il giornalino di zona 9 per avere delle risposte, per avere delle risposte alle nostre interrogazioni. Ed è un po' insolito, è un po' una situazione anomala, cioè, per me è un po' imbarazzante, devo dire, aprire un giornalino di zona 9, leggere alcuni pezzi di articoli dove ho delle risposte a delle mie interrogazioni, delle nostre interrogazioni, delle nostre emozioni, e non poterle avere poi in carta e non averle ricevute direttamente dal Presidente di Zona 9 o dal Comune.
Ne faccio un esempio, tanto per capire. Noi abbiamo presentato un'interrogazione sulle telecamere, in merito alle le 39 telecamere che il Comune di Milano ha su un progetto che dice di aver condiviso con tutti i consigli di zona 9, probabilmente con la maggioranza del consiglio di zona 9, visto che in questo consiglio ha bocciato sistematicamente tutte le proposte del leader, tutte le mozioni che l'opposizione, quel gruppo della Nord, ha presentato su molte telecamere che poi si sono ritrovate inserite, installate. Quindi probabilmente si è detto: ma come? Avete bocciato queste mozioni dicendo, tra l'altro, in molti interventi che erano inutili, che erano costose, che non servivano per difendere il territorio, e poi ci ritroviamo le stesse telecamere, le stesse zone, gli stessi siti evidenziati dalle nostre mozioni inserite in questi progetti. Comunque va bene così, noi siamo favorevoli, ci pare strano il modo di agire, però voi siete in maggioranza, potete farlo. Però trovare una risposta all'interrogazione sul mensile zona 9 e non poterla leggere perché l'aspetto, questa risposta diventa veramente imbarazzante. Perché poi, tra l'altro, qui c'è una risposta, mi dice, ecco come risposta Beatrice Buccioni, presidente del Consiglio Zona 9, all'interrogazione presentata come consigliere d'opposizione. Io credo di averla fatta, non so alcuni altri, però qua c'è una risposta della consigliera, della presidente, tra virgolettata, dove spiega il contenuto, ma io non l'ho mai ricevuta però. Questo è l'imbarazzo del consigliere, che legge una risposta a una propria interrogazione, perché chiaramente parla proprio di un'interrogazione sulle telecamere, ma di non averla mai ricevuta, e questo presidente mi deve scusare, è imbarazzante. Poi magari verifichiamo a chi rispondeva lei, se a me o un altro, però a me sorge strano, perché mi pare di aver fatto solamente io in questo momento questa interrogazione relativa alle telecamere. Passo poi dopo e passo alla caserma di Viale Suzzani. Abbiamo presentato come gruppo Lega Nord un'interrogazione per chiedere lumi su questa situazione, l'ha fatta il consigliere Max Bastoni della Lega Nord in Comune di Milano, ha ricevuto una risposta che vengo a leggerla velocemente. Interrogazione presentata il 18 giugno 2013 al consigliere Massimiliano Bastoni, avente per oggetto caserma Goffredo Manesi. La risposta: egregio consigliere, in risposta all'interrogazione in oggetto le comunichiamo che l'amministrazione comunale nella sua azione sta attuando quanto stabilito nelle linee guida sul tema delle popolazioni rom, sinti e camminati presenti a Milano, approvato dalla giunta il 23 novembre 2012 e dal progetto rom, sinti e camminati 2013-2014, progetto che, come lei sa, è oggetto di una specifica convenzione con la prefettura di Milano firmata dal prefetto Camillo Andreani e dal signor sindaco Giuliano Pisapia lo scorso 22 marzo. E qua arriviamo alla conclusione. L'amministrazione comunale ha avviato, dice l'assessore Granelli Maddalena, contatti con il Ministero della Difesa per studiare la possibilità di utilizzare delle aree oggi abbandonate ed esposte a fenomeni di degrado, destinandoli a centri di emergenza sociale o altre finalità previste nelle linee guida sul tema delle popolazioni rom, sinti e camminanti presenti a Milano e nel piano antifreddo. Tali contatti sono in corso, non sono giunti ancora ad una conclusione e ad oggi non è stato definito l'utilizzo specifico di alcune aree. Quindi ci lasciano nel dubbio, ma il giornalino di zona 9 ci dà la sicurezza. Quindi è già, tra l'altro, abbiamo anche qua presentato l'interrogazione in consiglio di zona 9, a cui non è ancora arrivato riscontro, ma sul giornalino di zona 9, che non è il giornalino del consiglio di zona 9, è un giornalino così, si dice del PD in zona. Comunque, e qua dice, leggo solo la fine, alla caserma c'è tutta la richiesta, dice: come prevedibile, dopo, allora, come prevedibile è esploso subito il putiferio, ossia Palazzo Marino, dopo aver presentato le interrogazioni, dopo che sono state veicolate i riscontri tra i cittadini di queste risposte, si prevede esploso subito il putiferio, ossia Palazzo Marino, sto leggendo l'articolo, ossia il consiglio di zona 9, la Lega Nord e PDL pronti a cavalcare la protesta. E dice il giornalista: in realtà la proposta non è passata, quindi noi siamo sicuri
che è il giornalino di Zona 9, dopo la risposta all'interrogazione che lascia nel dubbio, ci lascia ancora il giornalino di Zona 9, ci dà la sicurezza che là, per fortuna, non verrà fatto questo centro di prima emergenza, e dice la caserma non verrà utilizzata per questo progetto perché è in situazione disastrosa, ma non perché non si può, perché è disastrosa, e per adeguarla a questo nuovo utilizzo servirebbero risorse ingentissime. Resta però il fatto che la giunta deve imparare a comunicare meglio i propri progetti alla cittadinanza, perché questi annunci approssimativi possono minare il quieto vivere di interi quartieri. Grazie al giornalino di Zona 9, ci dà anche la bacchettata alla giunta di Milano, prendetene atto. E quindi telecamere, caserma di Viale Suzzani, giro pagina e mi trovo il buon Motta. Il buon Motta. E poi concludo, scusate cittadini. Il buon presidente del consiglio di Zona 9, una cosa sembra da scherzare, ma è una cosa importante sia, e che in qualche maniera noi come opposizione ci lascia veramente un po' tristi, amareggiati, di dover prendere e trovare le risposte o non risposte sul giornalino che io stavolta ripeto. Allora, l'intervista del buon Motta, a cui si fa una intervista a 360 gradi sul verde, sulla commissione, ma ahimè, nella sua intervista viene tralasciata in maniera completamente il problema del verde, del degrado, che poi è uno dei pilastri, del degrado ambientale e della sicurezza dei parchi. Tra l'altro questo consiglio di zona, noi ha deliberato in maniera favorevole due mozioni della Lega Nord, che parlavano insieme, tutti insieme, che trattavano dei problemi del verde, del degrado, del chiasso, del disturbo alla quiete pubblica che i cittadini di Milano, cittadini di Zona 9 soffrono, e in questo periodo ancora di più. Addirittura in questa intervista, parlando di verde in commissione, viene assolutamente dimenticato questo punto che parla di degrado, di sicurezza ambientale. Questo mi spiace dovevo evidenziare, non è una bella cosa, avendo una pagina intera, non parlare parlando di verde, dimenticarsi del problema del degrado, del problema relativo a queste aree, ai giardini pubblici, al Parco Nord, ci lascia veramente il giornalista. Mercato, un altro problema grande, anche qua oggi in commissione si è parlato del mercato, ma Zona 9 ha preceduto la commissione commercio scrivendo il tutto, quello che si è detto oggi in commissione commercio l'ha scritto in una paginata in Zona 9. Devo dire che hanno dei buoni informatori. Noi però come consigliere di Zona 9 chiediamo più serietà, presidente di zona, cara dottoressa Buccioni, queste cose dovrebbero succedere dopo che le risposte ufficiali arrivano ai consiglieri che hanno presentato mozioni, interrogazioni, delibere e quant'altro. Grazie, scusate cittadini. Consigliere Luzzi. Volevo parlare di amici. Allora, volevo presentare due documenti, una segnalazione che ha per oggetto l'incidente di Roberto Pirelli che è avvenuto stamattina. Mi segnalo che questa mattina è venuto l'ennesimo incidente in via Ferro Alberto Pirelli che ha visto coinvolto un altro uomo del motorino. Il lettore del motorino è grave. Si segnala quindi l'urgenza del problema già sottolineato con la mozione votata da questo Consiglio all'unanimità in data 30 maggio 2013. Semplicemente per dire che la mozione che abbiamo votato è trattata di un tema reale, ho fatto la foto dell'incidente che è avvenuto ancora oggi, per cui semplicemente c'è la possibilità rispetto a questo tema di sollecitare l'urgenza dell'intervento. L'altro documento che voglio presentare riguarda la mozione per cui ho già presentato delle segnalazioni, altri consiglieri della maggioranza hanno già presentato delle segnalazioni, riguarda la realizzazione del marciapiede all'altezza di Piazza dei Daini. Premesso che in Piazza dei Daini, sul lato corrispondente ai numeri 1524, non esiste il marciapiede. Che tale problema sussiste fin dalla realizzazione del complesso edilizio della Nuova Bicocca, dove si è provveduto a costruire il marciapiede sul lato opposto della piazza, corrispondente ai civici di Piazza dei Daini 1 e 3, ma non ai civici 2 e 4. Che il tratto di strada attualmente esistente consiste in una colata di cemento altamente irregolare e piena di buche ostacoli.
che sul lato parte di strada è l'unico percorribile dai pedoni che dai numeri civici 2 e 4 di Piazza dei Dani vogliono raggiungere via Piero Alberto Pirelli e viceversa. Considerato che da più di 10 anni sono state presentate segnalazioni dei cittadini della zona alle autorità competenti senza ottenere tuttavia alcun riscontro, che ad oggi ho ricevuto e ricevo numerose lamentele dei residenti di quartiere che lamentano il problema soprattutto da parte di anziani e disabili che vedono impedita notevolmente la loro possibilità di spostamento. Per cui i residenti hanno riportato storte e distorsioni che hanno terreno disconnesso e allego le mail che mi sono arrivate, che la situazione peggiora quando piove dove la creazione dell'allagamento rende addirittura impossibile il passaggio, che in data 13 giugno 2013 ho presentato una segnalazione del problema durante la seduta del Consiglio della 9 ma non ho ricevuto alcuna risposta. Si chiede quindi che in Piazza dei Dani, nel tratto che unisce 5-5-4, venga realizzato il suddetto nuovo centro. Grazie. Grazie consigliere Angelelli. Grazie Presidente, buonasera. Io volevo informare il Consiglio riguardo alla comunicazione letta dal Presidente sull'area gasometri, in quanto credo che sia stata inviata solo parzialmente la delibera senza emendamenti, perché c'era un emendamento che chiedeva di sostituire la conferenza dei servizi con il tavolo di discussione, quindi sarà mia premura inviare all'assessore De Cesaris l'informazione completa, quindi la delibera completa di emendamenti. E riguardo la conferenza dei servizi faremo le nostre ricerche, perché abbiamo già iniziato a parlare con gli avvocati, perché l'accesso anche alla conferenza dei servizi può essere fatto anche ai cittadini. Non c'è nessuna normativa o legge che evita, che previene ai cittadini a partecipare a queste conferenze. Grazie. Capogruppo Cortese. Buonasera a tutti. Una semplice ma importante segnalazione. E in via Alserio ci sono due avvallamenti, la strada dissestata, si segnalano due pericolosi avvallamenti del manto stradale in via Alserio in prossimità del circo 22A e dell'incrocio in via Colamontano. Tale situazione potrebbe essere pericolosa in particolare per la circolazione dei motocicli, oltre ovviamente che per gli automobilisti e i pedoni che li transitano. Si richiede l'intervento degli organi preposti affinché si attuino i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Faccio questa segnalazione perché la scorsa settimana per pochissimo un motociclista non faceva un brutto incidente. Grazie. Grazie capogruppo Clivio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo congratularmi con tutti coloro che hanno reso possibile la visita al campo di Mauthausen, che sia importante per tenere viva la memoria. E di questi tempi direi che abbiamo proprio bisogno, visti i continui episodi di una matrice non proprio carina, diciamo. Intervengo inoltre per fare un attimo un piccolo resoconto sulla prima conferenza di valutazione ambientale strategica riguardo il PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, che si è tenuta presso Palazzo Reale il 9 luglio, giusto due giorni fa. In rilevanti possiamo dire che lo sviluppo tecnico è distinto in tre macrofasi. Queste macrofasi sono... La prima è la stesura del rapporto che si farà entro 1 luglio, che parla di accordo conoscitivo, di indirizzi, di obiettivi e target di miglioramento. La seconda macrofase riguarderà lo sviluppo degli scenari di riferimento, la costruzione delle alternative e proposte di piano, valutazione tecnica, economica e ambientale. La stesura di questo secondo rapporto sarà prevista entro la fine di novembre 2013. Infine, la terza macrofase riguarda la selezione della proposta di piano, la definizione degli aspetti attuativi. Questa stesura, il documento di piano e rapporto ambientale, sarà redatta per fine dicembre 2013. Inoltre,
Quindi da settembre a novembre, tramite i tavoli tematici, sarà possibile lavorare su questo tavolo, appunto. E ed è prevista la partecipazione del Consiglio di Zona 9, di tutti gli altri consigli di zona milanesi, al tavolo. Le osservazioni che si possono raccogliere e mandare agli uffici di competenza, che sono il settore pianificazione e programmazione, che è l'autorità procedente per la VAS, e il settore politica ambientale, che è l'autorità competente per la VAS, queste osservazioni possono essere inviate entro il 9 agosto 2013. Come Presidente della Commissione Territorio abbiamo intenzione di mandare appunto a questi due enti la delibera che abbiamo già fatto diversi mesi fa. Con questo concludo, per avere la documentazione tecnica è possibile accedere sul sito del Comune di Milano su www.comune.milano.it/cums oppure sul sito della Regione Lombardia nella sezione dedicata al SIVAS. Lì si può trovare tutta la documentazione necessaria. Grazie. Grazie vicepresidente Crivio. Consigliere Gesmundo. Grazie, buonasera. Presento una segnalazione urgente al Presidente del Consiglio di Zona 9, ai Presidenti delle Commissioni Case Popolari, De Mario, Patrimonio, Ambiente, Polizia Locale e Sicurezza, agli assessori di competenza del Comune di Milano. I cittadini abitanti negli edifici di via Caltagirone 9, di proprietà del Comune di Milano, adesso gestita da ADE in qualità di inquilini, dichiarano di aver già manifestato in varie occasioni nel passato le criticità rilevate presso le proprie abitazioni sia all'amministrazione Moratti e sia all'amministrazione Pisapia senza alcun esito. Con la presente sollecitano e chiedono ai responsabili sui indicati che si facciano carico di mediare presso i settori competenti affinché possano provvedere a risolvere le seguenti criticità. Gli inquilini evidenziano che i locali dei bagni ciechi e cucine, dotati di scaldabagni a gas metano, spesso si spengono per mancata aspirazione dell'aria. Soprattutto in caso di vento si percepiscono odori di gas. Gli edifici sono sempre stati dotati, dal 1984, di canne fumarie e aspiratori, i quali attualmente non funzionano regolarmente. Ci sono gli aspiratori che non funzionano per negligenza e per una manutenzione non curata da parte del Comune, prima, e da parte di GEFI e ALER dopo. L'operatore che provvede normalmente alla revisione dello scaldabagno, a seguito della riparazione o della sostituzione per vetustà, dichiara che manca il tiraggio regolare della canna fumaria, pertanto dovendo rilasciare la dichiarazione di conformità non si assume nessuna responsabilità di operare. Gli inquilini chiedono di avere la sicurezza e l'abitabilità piena delle case in cui abitano. Chiedono alla proprietà di assumersi la responsabilità del ripristino delle norme di sicurezza. Segnalano lesioni e fenditure profonde che si evidenziano sulle pareti delle scale. Soprattutto nella scala D si evidenziano maggiormente da quando si è verificato il sistema tellurico di maggio 2012 che ha colpito Lombardia e Emilia. Si segnalano presso alcuni appartamenti degli ultimi piani danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto ricoperto da un telo termoriscaldato non mantenuto adeguatamente. Si percepiscono odori forti e persistenti di fogna e di acqua putrida proveniente dal vespaio intercapedine degli edifici A e B. Gli spazi esterni agli immobili, alberati e sterrati, si trovano in uno stato di degrado senza una chiara ripartizione di pertinenza da giustificare le spese di gestione. Nel passato gli inquilini sono stati costretti a installare abusivamente una recinzione metallica a proprie spese, tutta l'area alberata posteriore agli immobili per impedire l'occupazione abusiva degli zingari. Gli inquilini chiedono l'intervento dei tecnici preposti per effettuare sul luogo analisi mappali delle proprietà del demanio, onde poter ricostruire l'area di pertinenza esclusiva del condominio, provvedere e delimitarla mettendola in sicurezza ed infine consentire di effettuare una corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria che resterebbe a carico degli inquilini.
ci sono alcuni inquilini non in regola con i pagamenti delle spese condominiali, con maggiori spese dovute alle carenze di manutenzione nella fase di preincensione e successivamente per mancanza di pezzi di ricambio dell'impianto di riscaldamento. Attualmente ci sono circa 15 unità abitative occupate da cittadini abusivi senza regolari contratti di locazione. I cittadini esausti chiedono gentilmente ai responsabili degli enti pubblici suindicati di dare delle risposte con sollecitudine nel merito. Ringraziano e porgono cordiali saluti. Grazie. Grazie consigliere Gesmundo. Presidente Fregoni. Grazie. In merito a rispondere alla consigliere da noi, per niente. Vicepresidente Lo Consolo. Solo due parole per stigmatizzare la decisione della Regione Lombardia di escludere i bambini figli di stranieri senza il permesso di soggiorno dall'accesso alle cure, all'assistenza sanitaria. Ritengo questa una decisione estremamente grave, la ritengo anche, tra le altre cose, sintomo di una scarsa intelligenza, perché poi i bambini, figli di stranieri privi di permesso di soggiorno, frequentano le scuole assieme ai nostri bambini, ai bambini italiani e ai bambini degli stranieri regolari, e quindi è assolutamente privo di significato fare in modo che le cure mediche non siano loro fornite con la regolarità necessaria. Oltretutto, chiunque di noi abbia trascorso una notte o una giornata in un pronto soccorso cittadino noterà il numero elevato di persone straniere con bambini all'interno di queste strutture, perché naturalmente, non avendo accesso al pediatra di base, queste persone che hanno bisogno di cure per i propri figli vanno ad intasare i pronto soccorsi milanesi, che così vengono messi in difficoltà dall'affluenza di bambini che hanno necessità di cure semplicissime che potrebbero essere fornite regolarmente da un pediatra di base. Io applaudo all'iniziativa dell'assessore Maiorino, che pensa di creare una struttura, un registro dei medici volontari che si occupino volontariamente di questi bambini. Credo che l'Italia meriti qualcosa di più e non possa, di fronte a un minore, fare eccezione e chiedere documenti prima di fornire cure sanitarie. Grazie. Grazie Presidente Lo Consolo, era l'ultimo intervento, non ho nessun altro consigliere iscritto a parlare. Passiamo alla nomina degli ascoltatori. Consigliere Rossi, consigliere capogruppo Cortese, consigliere Corbellari. Passiamo alla discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, convenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e o di pertinenza degli edifici scolastici comunali, individuazione di numero 3 scuole interessate alla riqualificazione. La parola alla Presidente della Commissione Educazione. Grazie Presidente. Dunque, la Commissione Educazione e la Commissione Ambiente, riunitesi congiuntamente il giorno 2 luglio, hanno preso in esame la richiesta di indicazione di 3 giardini scolastici di zona 9 da proporre per la riqualificazione all'interno del quarto lotto di intervento. Alla Commissione, alla quale erano stati invitati tutti i dirigenti scolastici e le dirigenti delle scuole dell'infanzia della zona, erano presenti la preside Barbirato del comprensivo Bodio Guicciardi e le dirigenti dottoressa Monopoli e dottoressa Bertaiola. Nel corso della commissione i presidenti hanno relazionato in merito a un incontro preparatorio alla commissione
avuto con il dottor Giulia Relli, qui c'è un refuso mio, con la G, Giulia Relli. Ma non è dottor. Tecnico referente per la manutenzione del verde di zona 9. Dopo le analisi a maggioranza sono state indicate la scuola primaria Giacomo Leopardi di via Boglio numero 22, la scuola dell'infanzia di via Imbriani, dell'Imbriani 21, la scuola dell'infanzia di via Litta Modignani 89. Voglio pertanto questo onorevole consiglio approvare l'allegata relazione parte integrante del presente atto. Dunque l'analisi quindi è stata fatta in tre passaggi. Prima il Presidente Motta e io ci siamo incontrati con il tecnico Giuliarelli che non poteva essere presente alla commissione perché si sarebbe entrato in ferie. Quello che ci è stato comunicato dal tecnico è stato relazionato. A tutti voi ho inviato le foto della scuola di via Bodio, però alcune delle vostre mail sono tornate indietro perché il messaggio era molto pesante, però sicuramente qualcuno per gruppo ha ricevuto le foto tra i consiglieri della commissione educazione. Di conseguenza credo di non avere nient'altro da aggiungere. Indubbiamente si trattava della decisione di una scuola primaria e di due scuole dell'infanzia, le medie erano escluse da questo lotto, quindi pensiamo che obiettivamente la scelta della Bobbio, che è una scuola che ha bisogno anche di essere un po' valorizzata perché è considerata, diciamo, a torto, ma considerata un po' meno appetibile rispetto all'altra scuola del plesso che è la Guicciardi, all'altra scuola del comprensivo che è la Guicciardi, che sia stata una scelta, diciamo, ragionata e assolutamente incontrovertibile. Grazie. Grazie, consigliere Ferrario. Grazie Presidente, avevo già annunciato al Presidente Rocconso quanto sto per presentare in orientamento. Purtroppo non avendo potuto prendere parte alla commissione, non sono riuscito a fare questa richiesta, la faccio oggi, chiedendo di modificare dal numero 3 di scuole che sono state previste, numero 4 di scuole. Penso, mi è già stato accennato, che ci saranno sicuramente delle difficoltà, perché il bando è molto restrittivo, i fondi a disposizione sono pochi, però mi sento di presentare questo emendamento dando possibilità a questa scuola di essere inserita in quello che riguarda un ordine di priorità. Quindi chiedo, presentando questo emendamento, che venga aggiunta in relazione con la delibera la scuola primaria Locatelli di via Veglia numero 80. Avevo già esposto che, data la dimensione del giardino esterno, non ci sarebbero voluti fondi importanti per questo adeguamento, quindi qualora fosse possibile invito tutti i consiglieri a votare favorevolmente. Comprendo perfettamente che i limiti di budget ci sono, mi è stato già riferito che sarà presentato un nuovo bando, quindi se non dovessimo riuscire a inserirlo questa volta, magari ci prendiamo l'impegno di tenere in considerazione questa scuola che è il prossimo anno che verrà presentato. Grazie. Presidente Volta. Sì, grazie Presidente. Solo per precisare, intanto sono lotti di intervento che hanno cadenza annuale, quindi nessuno vieta che possa essere inserito nel prossimo, il quinto lotto.
ma in particolare il problema è dovuto anche al fatto che ci viene espressamente chiesto di individuare 3 scuole, perché poi ne saranno realizzate 2, quindi è un po'... È un po' critico la possibilità di inserire una quarta, che andrebbe comunque a discapito poi delle altre, in ogni caso. Se vuoi faccio una domanda. Capogruppo Cortese. Capogruppo La Terza. Ah, sì, sì, non t'ha visto. Uguale, parlo dopo, lascio il posto alla Terza. Vabbè, vai. Io volevo dire solo 2 cose perché in commissione ero presente e devo dire la verità, in commissione ho avuto un po' la sensazione che c'era poco da discutere su quali fossero le scuole da individuare, perché a mio parere le scuole sembravano già individuate. Anche perché è vero che sono stati invitati tutti i presidenti o tutti i dirigenti scolastici, ma non capivo come mai in quell'occasione, in quella sede, erano presenti soltanto quelli delle 3 scuole che vengono menzionate nella relazione. Questo... volevo capire anche una cosa, perché a questo punto abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché erano presenti solo ed esclusivamente questi dirigenti, o abbiamo fatto questa scelta perché effettivamente c'era la necessità solo ed esclusivamente in queste 3 scuole? Un'altra domanda. Abbiamo fatto una graduatoria sulle scuole delle zone, della nostra zona, in base a una priorità di intervento. Se c'è stata fatta una graduatoria, in commissione non è stata presentata. Inoltre vorrei anche sapere se qualcuno dei commissari ha partecipato o ha visionato tutte le scuole della zona per capire se effettivamente quelle 3 menzionate erano quelle che avevano maggior priorità di intervento. Ora, non voglio togliere nulla, perché sicuramente le 3 scuole menzionate sono in difficoltà, come però lo sono tante altre scuole della zona. In quell'occasione io avevo evidenziato un problema della scuola Locatelli di Via Veglia, e da cui mi risulta che da più di 50 anni ha un cortile che è nelle stesse condizioni attuali, quindi non è mai stato fatto nessun lavoro. La ghiaia c'era, la ghiaia c'è, anzi mi sono permesso anche di passare e fare alcune foto, tra l'altro oggi un po' a mezza discarica,